Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi, tante belle notizie per noi, per il Milan, in attesa di ritornare in campo domani contro il Torino. Ma prima di cominciare ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside e vi ricordo il sito www.acmilaninside.com. Allora, dicevamo, tante belle notizie. Da dove partiamo? Partiamo. Sì, partiamo dalla giornata di campionato. Tante belle notizie derivanti da praticamente tutte le antagoniste del Milan per i primi quattro posti o per qualcos'altro in generale. Antagoniste che praticamente. Tutte. Allora, il Milan con la vittoria di sabato ha praticamente guadagnato punti, 2 o 3 a seconda dell'esito della partita, su tutte le antagoniste. E ben più precisamente 2 punti sull'Atalanta che ha pareggiato, Napoli e Roma che hanno pareggiato, Inter e Juve che hanno pareggiato, e poi 3 punti sulla Lazio che ha perso. Come giornata a dir poco ottima, una giornata perfetta, perfetta per il Milan, che non deve commettere l'errore di vanificare tutto nella partita di domani contro il Torino, una partita tosta perché il Torino viene dalla vittoria col Genoa. Ma viene soprattutto da 2 sconfitte, da 2 sì, vero sconfitte contro Juve e Napoli, ma 2 sconfitte per 1-0, con 2 gol subiti praticamente negli ultimi minuti. Segno e sintomo che non sono state 2 partite facili per Juve e Napoli. Quindi. Anche perché non bisogna vanificare tutto domani, alla luce del fatto che poi in 2 giornate praticamente consecutive avremo Roma e Inter intervallate dal Porto, e lì dove magari qualche punto si potrebbe lasciare, bisogna non sbagliare adesso e mantenere il vantaggio, anche perché alla luce di tutto ciò, se non erro, il Milan allo stadio attuale ha 10 punti sulle quinte classificate e quindi sul primo posto fuori dalla Champions praticamente. Direi che dopo 9 giornate. Sì, 9 giornate, praticamente un punto guadagnato a giornata, un punto e qualcosina. Quindi ecco che ciò giustifica ancora di più il buon cammino che sta facendo il Milan in campionato. Scusate, diversamente dalla Champions, ma lì poi non è ancora del tutto chiuso, è difficile, difficilissimo come lo era all'inizio, forse di più, se non sicuramente, però ancora non è tutto chiuso. Le altre buone notizie vengono dall'infermeria, strano a dirsi, vengono dall'infermeria perché? Perché allora Teo si è finalmente negativizzato. E sinceramente il recupero forse più atteso
insieme a quello di Diaz, ma sono talmente tanti giocatori che non so manco dire qual è quello più atteso, però sicuramente Theo rientra nei primi posti insieme a quello di Diaz. Di Diaz non si sanno notizie, vediamo se oggi arriva qualcosina, potrebbe negativizzarsi ed essere disponibile per domani, ma insomma, vediamo. Deve andare male, 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 lo avremo disponibile contro la Roma. E quindi dicevamo, la notizia buona di Theo, che recupera finalmente, dovrebbe tornare titolare al posto di Ballotureggia domani. Dicono da Milanello che è tornato ad allenarsi non avendo perso granché a causa del Covid, perso di condizione e in buona forma, e il ritorno che aspettavamo con ansia, con grande fremito. Chi recupera più? Recupera Pellegrini, che sia pure finora non abbia fatto granché, però in questo periodo di partito ogni 3 giorni con due non verdi lì davanti potrà servire per far rifiatare sia Ibra sia Giroud. E poi recupera Kessié, che aveva saltato in Bologna per un attacco influenzale, fortunatamente non trasformatosi in qualcos'altro, è rimasto lì. Semplice attacco influenzale, è tornato in gruppo già ieri e dovrebbe essere disponibile già per domani contro il Torino. Per quanto riguarda gli altri recuperabili a breve, si aspettano buone notizie. I primi che dovrebbero recuperare sono Rebic e Diaz già per domenica, poi con la Roma. Sabato, domenica con la Roma, e poi giù di lì dovrebbero recuperare Castiglieco, Messias e roba varia. Purtroppo per Maignan non lo sappiamo se ne parla l'anno. Florenzi dopo la Roma, sì, dopo la Roma dovrebbe recuperare Florenzi. E speriamo quanto prima di tornare a pieni ranghi. Perché insomma le partite sono tante e come ha dimostrato la Juve ieri, seppur in una non perfetta e scintillante partita, però se dalla panchina ti entrano Dybala, Chiesa, fanno la differenza. Sia pur non avendo creato granché, però il risultato è cambiato e la Juve obiettivamente era cambiata. Questo non per parlare di Juve, per dire che quando si hanno le rose a completo, soprattutto poi se la rosa è importante, chi entra dalla panchina può sempre dare qualcosa di diverso e spesso di migliore. Quindi auguriamoci di tornare quanto prima a ranghi completi. E occhio a domani, partita pericolosa, che però non deve, non dobbiamo cadere nel tranello, anche perché, ripeto, poi avremo Roma e Inter, lì magari qualche punto si potrebbe lasciare, bisogna essere obiettivi, si potrebbe, poi non è detto che accada, e quindi domani bisogna vincere e poi si penserà a domenica con la Roma. Io vi ringrazio ragazzi, vi ricordo di lasciare il like, iscrizione, campanellina e ci vediamo ai prossimi appuntamenti di Milan Inside. Ci dovrebbe essere una diretta in questi giorni, ma comunque seguiteci su tutti i social e rimarrete costantemente aggiornati per i prossimi appuntamenti di Milan Inside. Ciao ragazzi e sempre Forza Milan!